Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un aspetto importante della persona che è in trattamento ormonale sostitutivo, l'uomo, il maschio, che è quello della fertilità. In trattamento sostitutivo, specialmente con i farmaci d'azione ormonale, la classica TRT iniettiva, chiaramente viene ad essere soppressa l'attività testicolare. Noi sappiamo ormai benissimo di tutto quel sistema di stimolo periferico che parte dall'ipotalamo, passa dagli ordini all'ipofisi, la quale poi rilascia delle molecole, degli ormoni che vanno a stimolare gli organi bersaglio, che possono essere la tiroide, il corticosterone o i testicoli. I testicoli sono stimolati essenzialmente dall'LH e l'FSH, le due gonadotropine rilasciate dall'adenoipofisi, dalla stessa linea cellulare che rilascia sia LH che FSH. L'LH stimola le cellule dell'Leydig a produrre il testosterone, cioè adesso il processo della steroidogenesi. L'FSH induce la maturazione delle cellule, essenzialmente degli spermatozoi, quindi agisce sulle cellule del Sertoli, che hanno dei recettori chiaramente per questo tipo di molecole. Per il sistema del feedback negativo, quando noi inseriamo dall'esterno il testosterone, il nostro organismo, rilevando quantità importanti di testosterone e del suo derivato estrogeni, riduce lo stimolo testicolare. Dalla parte della stimolazione del testosterone sulle cellule dell'Leydig ci interessa poco, perché tutto sommato noi stiamo proprio rimpiazzando un ormone che era carente. Purtroppo di rimbalzo questa soppressione viene anche sulla linea della spermatogenesi. Un aspetto però che dobbiamo considerare è quindi la domanda: come posso mantenere la fertilità durante la TRT? È molto soggettivo, ognuno di noi ha la sua risposta. Ci può essere anche la persona che non ha una soppressione sulla linea della spermatogenesi, che è meno sensibile alla soppressione, quindi ci sono serenamente talvolta gravidanze con uomini in TRT. Però chiaramente quello che dobbiamo considerare è un aspetto, è quello del testosterone intratesticolare. Perché il testosterone intratesticolare, che è 50-100 volte superiore a livelli di quantità rispetto a quello che abbiamo nel sangue, è responsabile diretto dell'induzione e mantenimento della spermatogenesi. Ecco quindi che il consiglio sarebbe quello, nel caso vi sia appunto la necessità, oltre del trofismo testicolare, ma proprio del mantenimento della spermatogenesi, inserire in terapia con dei dosaggi che poi vanno chiaramente adattati, ma si parla da non alti, intorno ai 1000 unità settimanali, possibilmente se lo permettesse la confezione splittata in due volte a settimana, perché ha un'emivita, questa gonadotropina coriolica di 36 ore. Parliamo del termine come l'algonasi, ecco così per capirci, per non mettervi confusione. In questo modo noi andiamo a stimolare con un LH sintetico la sintesi e lo stimolo della spermatogenesi. Ecco quindi questo approccio che può essere molto utile per mantenere alti livelli di testosterone intratesticolare, e questo è il meccanismo principe, non è che il gonadi induce direttamente la spermatogenesi, quello lo farebbe un'altra molecola, l'FSH sintetico, che tra i nomi commerciali ad esempio il fosfimo, che purtroppo ha dei costi molto molto importanti. Un'altra possibilità, ormai tanto siete informati, però la ripetiamo, è quella non tanto di inserire un LH sintetico, ma di dare proprio un input all'ipofisi a produrre più LH, che ci interessa poco in questo momento, ed FSH, malgrado vi sia questa situazione soppressiva. La molecola è clomifene, so che ormai si conosce la parte buona del clomifene, la parte cosiddetta cattiva, lo zooclomifene, che ha un'azione più estrogena anche periferica, ma in commercio abbiamo il clomifene, il clomide, la quale va appunto a ingannare l'ipofisi, fargli credere che il testosterone in eccesso non è poi così vero, o in eccesso rispetto a quello che era prima, perché poi chiaramente il nostro obiettivo in TRT è di ottenere risultati ottimali, diciamo al di sotto di quelli che sarebbero i massimi valori nella giovane età. Ma per l'organismo di una quantità importante, abituato a livelli molto bassi, ma l'ipofisi viene ingannata dal clomifene, che va a spiazzare, a deresponsabilizzare i recettori per gli estrogeni, sia ipotalamici che ipofisari, per cui vi è comunque una produzione importante di LH e di FSH. Ecco quindi che con questi due meccanismi andiamo, o col clomifene o col gonadi, a poter mantenere o riattivare, se possibile, la spermatogenesi, che in quel momento, durante la terapia ormonale sostitutiva, potrebbe essere soppresso. Bene, con questo vi ringrazio, gli argomenti sono sempre tanti, ma ogni tanto mi assento per motivi di tempo, e vi saluto e ci vediamo al prossimo video.